Buonasera a tutti ed eccoci ritrovati in questo nuovo incontro all'interno della Settimana dei Diritti. Come già detto tante volte, questa settimana è stata fortemente voluta dall'amministrazione del Comune di Luino perché ci sembra doveroso ricordare come i diritti di cui possiamo beneficiare oggi in qualità di cittadini italiani li dobbiamo soprattutto, e per questo la settimana dei diritti è partita dal 25 aprile, li dobbiamo a quelle persone che tra il 44 e il 45 hanno lottato affinché noi potessimo godere di questi diritti. Non dobbiamo mai dimenticare che se abbiamo avuto la fortuna di nascere in un paese come l'Italia che tutela i diritti dell'individuo, abbiamo il dovere di impegnarci affinché gli stessi diritti vengano garantiti a qualsiasi individuo nel resto del mondo. E questo è un po', insomma, sarà il leitmotiv dell'incontro di stasera. Lascio la parola ai relatori, il professor Giulio Facchetti e la professoressa Faria Savai. Grazie mille, una buona serata. Buonasera a tutti. Siamo onorati e contenti di prendere parte al ciclo, alla settimana dei diritti, che è stato poco fa illustrato dall'assessora Serena Botta, e l'incontro di stasera attraverserà un tema molto importante e molto interessante per tutta una serie di aspetti. Il titolo dell'incontro è Il potere del web, come avrete letto, e la libertà di espressione in Medio Oriente. Faccio solo un breve riferimento. La nostra relatrice, l'ospite d'eccezione che abbiamo qua, è cara amica, è Farian Sabai, che si occupa di Medio Oriente, principalmente di Iran e Yemen. È autrice di numerosi volumi sull'Iran, tra cui una recentissima storia dell'Iran, che deve essere del 2018, l'ho visto, 2018. Forse ancora più recente, cioè, scusami, già, perché arriva... Quella del 2020. È l'edizione... Pensate, luglio 2020, per esatto, il saggiatore. Che copre il periodo praticamente dalla fine dell'Ottocento, 1890, all'estate 2020. Segue la cronaca della Repubblica Islamica dell'Iran per il Manifesto Radio Popolare. Le sue interviste sono pubblicate spesso sul Corriere della Sera e le sue analisi vanno in onda su Radio Rai. Bocconiana, ma anche una laurea in storia orientale presa all'Università di Bologna, quindi è doppiamente laureata, ha conseguito il dottorato presso la School of Oriental and African Studies di Londra e ha poi insegnato storia dell'Iran all'Università di Ginevra, Università americana John Cabot di Roma. All'Università dell'Insubria ha insegnato lo scorso anno accademico un corso monografico sull'Iran in inglese e quest'anno un seminario di giornalismo tra diritti e libertà. Il suo progetto di ricerca è incentrato sui rifugiati polacchi che nel 1941 trovano rifugio in Iran, un tema su cui ha realizzato un cortometraggio interessantissimo dal titolo I bambini di Teheran, disponibile sul suo sito internet che è www.fariansabahi.com. Vedete che un estratto del suo curriculum già dà un'idea della portata, degli interessi e della capacità di... la capacità di indagine scientifica della nostra ospite, per cui è chiaro che avremo una visione pregnante di un punto di vista particolare di come si incontra l'esigenza di riconoscimento dei diritti umani, cui faceva riferimento l'assessora Botta, e l'incontro con la modernità, l'ingresso nell'era digitale e una società che in parte ha delle strutture che a noi sembrano ancora un po', diciamo così, ricalcare quelle che in Europa, diciamo così, erano in vigore in secoli passati. Il riconoscimento dei diritti umani, in senso classico, voglio dire, la dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese, da noi c'è stato col sangue che ha comportato in tutta l'Europa, d'altre parti richiede ancora un passaggio, una serie di passaggi, che possono magari essere conquistati senza ulteriori spargimenti di sangue, quindi questo si spera. Perciò abbiamo la fortuna di aver qui un'esperta della levatura di Farian, cui io adesso lascerei subito la parola senza ulteriori preamboli, e comincerei magari facendo una domanda. Quanto è diffuso l'uso di internet in Medio Oriente, che poi internet è, se non, il mezzo principale, no? che gestisce tutta la
l'era digitale, su cui si veicola tutta la nostra era digitale. Come quanto è diffuso in Medio Oriente? Buonasera a tutti, grazie al professore Giulio Facchetti e all'assessora Serena Botta per questa introduzione. Il tema di questa settimana è molto importante, la settimana dei diritti, e quando si parla di Medio Oriente i diritti negati sono molto spesso i diritti delle donne, i diritti delle minoranze religiose e ovviamente i diritti civili che vengono negati dai regimi dittatoriali che molto spesso dominano in queste regioni, nonostante le primavere arabe, che in alcuni casi hanno avuto successo, in tanti altri invece hanno portato un ulteriore sconvolgimento della regione. Pensiamo allo Yemen, dove la guerra lanciata dai sauditi nel 2015 ha fermato tutte quelle riforme che avrebbero portato un miglioramento nella condizione delle bambine e delle donne, perché per esempio si prevedeva nella bozza di Costituzione vietare il matrimonio delle bambine delle varie 18 anni, l'età minima per il matrimonio sia dei maschi sia delle femmine. Detto questo, il tema di internet è molto molto importante, perché internet è veicolo di informazioni in una regione che altrimenti sarebbe chiusa dai censori. Il totale della popolazione del Medio Oriente rappresenta soltanto il 3,4% del mondo, parliamo di 265 milioni di persone. Di questi, gli utenti della rete sono circa il 70%, parliamo di 188 milioni di persone che usano lo smartphone, altri usano i tablet, il computer, ma lo smartphone è molto molto diffuso. E invece gli utilizzatori, gli utenti di Facebook sono 143 milioni. Di questi paesi uno dei maggiori utilizzatori è l'Iran, che ha 85 milioni di abitanti, dove ci sono 67 milioni di utenti di internet e 40 milioni di utenti di Facebook, dove poi ci sono anche ovviamente altri social network che vanno per la maggiore. La cosa curiosa è che alcuni di questi social network sono vietati espressamente dalla Repubblica Islamica dell'Iran, ma vengono regolarmente utilizzati dalla leadership al potere. Per esempio Twitter viene largamente usato dal ministro degli esteri Javad Zarif, che lo utilizza appunto per lanciare dei messaggi sia all'utenza domestica, quindi iraniana, sia all'utenza all'estero. Io posso condividere lo schermo con voi e volevo mostrarvi questo dato. Quando parliamo di utenti della rete in Medio Oriente, la cartina è quella della Banca Mondiale, e in questo caso vediamo nel colore più scuro l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, il Kuwait sono i paesi dove è maggiormente diffuso l'uso di internet, qui poi ovviamente parleremo anche di censura, così come anche l'Iran e l'Iraq, la Turchia e in misura diversa i paesi del Nord Africa. Quindi insomma un uso che viene fatto in modo con finalità diverse: in alcuni casi serve a avere informazioni, in altri casi serve a trovare moglie, trovare marito attraverso delle chat, dei siti, delle app specifiche, oppure serve per diffondere messaggi, quindi anche per attivare le proteste che si sono state scatenate nei diversi periodi di questa storia più o meno recente. Grazie per queste prime informazioni molto interessanti. Hai parlato della primavera araba. Io allora vorrei farti una domanda supplementare a questo proposito. La primavera araba si è scatenata e si è, diciamo così, propagata proprio anche grazie a questi sistemi, come ricordavi poco fa, di comunicazione digitale dell'età contemporanea, e gli Stati Uniti hanno, all'epoca il presidente Obama aveva investito molto su questo movimento, no, eccetera. Poi molte cose non sono andate, non hanno funzionato come si sarebbe dovuto, cioè l'idea di instaurare il regime democratico tout court senza forse una diciamo un'educazione di massa preliminare, no? Causava, per esempio, come si è visto in Egitto, a me sembra che in Egitto si sia visto questo fatto, in Egitto a un certo punto instauri, passi da un regime dittatoriale a un regime
con il suffragio universale, se non mi sbaglio, no, addirittura, e la conseguenza è stata che si è formata una coalizione di partiti che introduceva una costituzione indirizzata verso lo, diciamo così, uno stato confessionale, così, quindi questo ha causato una reazione a catena. Dacci un po' le tue impressioni su quello che ha fatto fallire la Primavera Araba in certi casi, o non l'ha fatto fallire in certi altri. Ovviamente il tema è complesso, è variegato, scegli alcuni esempi che possono essere più illustrativi secondo il tuo punto di vista. Grazie. Sì, grazie di questa domanda. La questione dell'Egitto, la questione dell'Iraq è che non ci si era resi conto che la democrazia porta a libere elezioni dove ogni individuo porta con sé un voto, però quel voto può non piacere poi al Barack Obama o comunque all'Occidente di turno. E quello che è successo anche in Iraq, perché ci si è resi conto improvvisamente che gli sciiti erano una buona maggioranza della popolazione, quindi si è creato un Shia Crescent, un arco sciita che da Teheran arrivava a Baghdad, da Baghdad andava a Damasco e Damasco arrivava a Beirut. Quindi questo ha molto spaventato l'Occidente, perché appunto ci si è resi conto che gli sciiti potevano simpatizzare con l'Iran e quindi con un paese canaglia. Ci sono delle situazioni molto diverse da paese a paese. Io credo che sia emblematico il caso dello Yemen, perché lo Yemen ha avuto una donna come protagonista delle proteste, nel senso che la miccia che ha fatto scatenare la primavera araba in Yemen è stata una donna, Tawakkol Karman, che è stata giornalista, attivista, che è stata insignita del Nobel per la pace nel 2012 insieme a due donne africane, proprio per aver promosso libertà e diritti nei rispettivi paesi. Tawakkol Karman ha chiesto agli yemeniti di scendere in piazza, è stata arrestata, ma essendo il sistema yemenita un sistema tribale, il presidente Ali Abdullah Saleh era stato obbligato a rilasciarla, perché sennò avrebbe causato troppi problemi con le varie confederazioni tribali. Dopodiché Tawakkol Karman è tornata in piazza, ci sono state una serie di eventi tra cui la polizia che si è messa sui tetti dei palazzi governativi e i cecchini hanno sparato contro la popolazione inerme che manifestava in modo non violento. Ali Abdullah Saleh è stato costretto a lasciare la presidenza e a dare il testimone al suo vice Mansour Hadi. Dopodiché c'è stata una conferenza al dialogo nazionale, 500 delegati di tutte le fazioni, tranne Al-Qaeda, ovviamente, che non aveva nessuna legittimità, si sono riunite all'hotel Mövenpick della capitale Sana per discutere la bozza di nuova Costituzione. Il problema grosso si è posto con un gruppo del nord, gli Houthi, che avevano subito pesantemente il presidente Saleh. Il presidente Saleh aveva fatto loro la guerra, i sauditi avevano infiltrato i salafiti dal nord, quindi una situazione molto complessa, una strategia di povertà imposta dal presidente Ali Abdullah Saleh nei confronti di questa minoranza del nord, minoranza che tra l'altro appartiene a una setta sciita molto particolare, che non si definiva nemmeno ai tempi sciita. Fatto sta che nel 2014 questo gruppo è sceso sulla capitale Sana'a, dopodiché ha fatto un colpo di Stato e ha preso di fatto il potere. Perché? Perché le cose non andavano come dovevano andare, non era garantita la loro autonomia al nord, la situazione per loro era molto pesante. In quel contesto interno di grande complessità, di grande fragilità, il 25 marzo del 2015 i sauditi sono intervenuti e hanno di fatto lanciato una guerra che ancora oggi non è terminata, perché è entrata nel suo settimo anno. I sauditi hanno organizzato una coalizione guidata da loro, ma con altri paesi sunniti, penso agli Emirati Arabi, ma anche alla Giordania e via di questo passo, e hanno scatenato l'inferno. Oggi in Yemen è in corso la crisi umanitaria più difficile del nostro pianeta. Un'altra primavera araba soffocata nel sangue, sempre dai sauditi, è quella in Bahrain. In Bahrain i sauditi sono arrivati in Piazza delle Perle a Manama con i carri armati e sono arrivati in Piazza della Perle, nella capitale del Bahrain, che è un arcipelago nel Golfo Persico,
dove la gente, le famiglie avevano messo sulle tende, c'erano i bambini, i vecchi, le famiglie tutte insieme per protestare contro il regime corrotto. Ecco, in entrambi i casi le primavere arabe sono state soffocate nel sangue dai sauditi, perché i sauditi non possono tollerare che nella penisola araba prendano il potere o comunque abbiano successo delle primavere arabe, dove il motore delle primavere possono essere anche, ci può essere anche una componente sciita. Questo perché, chiudo questa parentesi, mi rendo conto che è molto complicato il Medio Oriente, perché in Arabia Saudita c'è un 15% della popolazione locale, quindi con cittadinanza saudita, arabi, che professa la religione musulmana ma nella versione sciita. E il problema grosso è che gli sciiti d'Arabia Saudita abitano nella zona nord-ovest, nella zona a est, nella zona di Al-Katif, che è la più ricca di petrolio al mondo, possiamo dire. E quindi se mai gli sciiti d'Arabia Saudita riuscissero ad avere l'autonomia o no, addirittura l'indipendenza, si porterebbero via un enorme barile di petrolio, e questi sauditi non lo possono assolutamente contemplare, motivo per cui non vogliono che qualcun altro in Yemen piuttosto che in Bahrain dia il cattivo esempio. Ci siano quindi gli sciiti che possano alzare la testa. Credo di aver trasmesso un messaggio sulla complessità della regione. No, grazie anche per la capacità di sintetizzare chiaramente delle situazioni così complicate che noi normalmente vediamo rappresentate alla televisione, magari anche non sempre nei primi titoli, non nelle notizie dall'estero, se poi succede una strage o qualche tipo di carestia o di emergenza diciamo umanitaria. Però è chiaro che bisognerebbe sempre avere, da questo punto di vista, una visione complessiva che tu riesci a trasmettere anche con questo tipo di esposizione. Ecco, io approfitterei poi della tua competenza stasera per variare un po', per alleggerire anche un po' il discorso al di là della politica, e dato che si parlava del potere del web, il potere, vabbè, chiaramente influenza i processi politici, ma influenza fortissimamente anche i processi economici. Certo. E quindi, per esempio, una domanda molto banale che mi è venuta in mente potrebbe essere: i medi orientali, usando internet, lo useranno anche per fare degli acquisti, e durante la pandemia si è verificato un fenomeno analogo al nostro, per cui gli acquisti sul web hanno avuto questa diffusione così repentina, in attesa, e diciamo è favolosa per diciamo coloro che detengono, che sono i detentori delle aziende di distribuzione di merci sul web, oppure qualcosa di differente? Ma ho letto recentemente un articolo sul sito Web Retail, un articolo di Andy Gelman, che parlava di un paradosso, il paradosso medio orientale, perché in Medio Oriente gli utenti della rete sono numerosi, e in alcuni paesi, pensiamo all'Arabia Saudita, al Qatar, agli Emirati, hanno parecchio denaro da spendere. Il problema è che il sistema medio orientale delle vendite online è indietro strutturalmente, quindi ci sarebbero gli ingredienti per il successo dell'e-commerce, perché il 28% della popolazione Medio Oriente ha tra i 15 e i 29 anni, il PIL totale è di quasi 4 trilioni di dollari, più o meno il PIL della Germania. Internet esiste in Medio Oriente di fatto da metà degli anni 90, e per lo più sono smartphone e social media, ma l'e-commerce pesa in Medio Oriente soltanto il 2% del retail al totale, quindi delle vendite al dettaglio, e anche nei paesi ricchi come quelli del Consiglio di Cooperazione del Golfo, quindi nelle 6 monarchie sunnite del Golfo, pesa poco, pesa il 3%. Facciamo un confronto con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti l'e-commerce pesava il 2% nel 2004, ma quest'anno, nel 2021, pesa per il 14%. Quindi, insomma, sono numeri molto, molto diversi. In ogni caso, si prevede un aumento dell'11% anno, perché appunto anche a causa della pandemia anche in Medio Oriente ci si muove di meno. È molto interessante un fenomeno dell'e-commerce e dello shopping in Medio Oriente, perché è il cross border, quindi il fatto che
molto spesso i medio orientali vadano a fare acquisti oltre confine, quindi è come dire da lui non si va in Svizzera si viene a fare magari qualche compera in Italia. Ci sono poi dei marketplace che hanno avuto particolare successo in questi anni e sono i primi tre sono turchi, cioè Trendyol, che è un marketplace turco che ha oltre 80 milioni di visitatori al mese, era stato fondato nel 2010 per vendere inizialmente soltanto abbigliamento, oggi invece vende di tutto, quindi vendono elettronica, vendono cose per la casa, cibo, prodotti per la salute, ma anche gioielli. Ci sono più che altro dei piccoli produttori, dei piccoli negozianti che si avvalgono di questo marketplace, sono comunque ci sono 98.000 negozi che vendono per un totale di oltre 30 milioni di prodotti l'anno e hanno qualcosa come quasi 20 milioni di clienti attivi, quindi una piattaforma molto molto importante di matrice turca. Poi c'è anche N11, Gidior, poi in Egitto c'è una piattaforma, un marketplace che si chiama Souk, che ha comunque 25 milioni di visitatori. Negli Emirati ce n'è un altro che si chiama Nun, in Nigeria, quindi la parte di Africa subsahariana che non è Medio Oriente però è rilevante per la regione, ce n'è un altro che però fa numeri decisamente inferiori. Poi c'è Amazon ovviamente, ma Amazon fa un quarto di quello che fa la piattaforma turca principale. Quindi diciamo che è un mercato in crescita dove c'è un potenziale però enorme perché sono soprattutto i giovani che vanno poi a comprare i prodotti. E poi il cross border, quindi il fatto che si compra in un paese per consumare in un altro, quindi anche quello è una dinamica molto interessante. Potremmo, mi viene in mente, Giulio, che potremmo proporre una tesi di laurea a un nostro studente. Potrebbe Proprio essere un tema idea. interessante su cui. Sì, poco esplorato, immagino, da noi, cioè nelle università dell'Occidente. E volevo dire, adesso avrei voluto sollecitare cioè portare la tua attenzione sulla questione della libertà in generale, sul web, però prima di parlare della libertà, prevede quindi la possibilità di interagire all'interno del paese, quindi e di attingere alle nozioni, alle notizie che vengono dall'esterno, no? Quindi questa è una preoccupazione di tutti i grandi, magari, diciamo, regimi totalitari come la Cina, così, che cercano di controllare sia il flusso interno che il flusso dall'esterno o verso l'esterno, l'interazione con l'esterno. Una domanda però preliminare a quella di quanta libertà c'è sul web, che sarebbe quella, diciamo, basilare, è quella relativa alla questione della scrittura. E, diciamo, nel Medio Oriente è prevalente l'uso della scrittura araba, cioè in varie forse forme così, no? Quindi la scrittura araba classica. C'è il caso di Israele che a sua volta usa l'alfabeto, che poi è un recupero, no? Che è usato per scrivere l'ebraico, l'alfabeto ebraico, l'alfabeto ebraico quadrato, eccetera. Ma qual è la cosa? Ovviamente poi nella gran parte del mondo occidentale, dove c'è una. Sì, c'è però è tutto scritto in inglese, comunque con in lettere alfabetiche latine, diciamo così. Qual è la conoscenza normale? Cioè, normalmente si è bilingui in queste società, tutti conoscono l'inglese, tutti conoscono qualche altra lingua, c'è una lingua occidentale che gli permette, soprattutto l'inglese, di accedere. E questa è una cosa interessante. E vorrei che mi rispondesse a livello anche di classi di età, da questo punto di vista, sia per la scrittura che per la lingua. Quindi la scrittura è il primo, diciamo, approccio alla conoscenza, anche perché è vero che ci sono le immagini così, e poi la lingua. Insomma, prima rispondimi a questo e poi, se è possibile, faccio una carrellata sulla questione della generale della libertà, sia all'interno che verso l'interno che verso l'esterno del web. Ecco, le domande un po' vasta, però ce n'è una, diciamo, preliminare più specifica. Sì, quella sulla lingua è molto importante, come domanda perché mondo medio orientale non fa equazione con mondo arabo, perché l'arabo è soltanto una delle lingue parlate nella regione MENA, Middle East, North Africa. Ci sono le lingue del ceppo turco. Ci sono delle lingue del ceppo iranico che sono lingue indoeuropee, il persiano, ma anche il tagico, Scritti con l'inglese l'alfabeto centrale. arabo, mentre il turco è scritto con un alfabeto, queste sono scritte con l'alfabeto
particolare, prendo il... E, sì, però per esempio nel caso del Tagikistan, che però vabbè già in Asia centrale si usa il cirillico, per cui ci sono. E poi c'è per esempio delle lingue del ceppo turco, c'è anche l'azerbaigiano, l'azeri, che è appunto la lingua della Repubblica Indipendente dell'Azerbaigian, che è la stessa lingua che si parla nell'Iran nord-orientale o nord-occidentale, ma è la lingua di fatto del, appunto del ceppo turco, che si è scritto per tanti anni con i caratteri cirillici. Ci sono poi, quindi per studiare il Medio Oriente si può scegliere di studiare l'arabo, il persiano, il turco o l'ebraico, tutte queste quattro lingue, quindi c'è una certa diversità anche poi nella lingua occidentale che viene affiancata in base all'esperienza anche coloniale. Quindi se in Egitto è più diffuso l'inglese, soprattutto tra i giovani che hanno magari accesso a un determinato livello di istruzione, perché anche lì non è che tutti i giovani siano in grado o abbiano la possibilità di studiare una lingua straniera, soprattutto nei paesi dove c'è un'evidente povertà, mentre invece in Tunisia, in Marocco è più accessibile la lingua francese, proprio perché è la lingua che è stata dei colonialisti e comunque una lingua importante che rimane a livello culturale anche per le generazioni più anziane, quindi molto dipende appunto da quello. In realtà sui social network si usano il persiano, una delle lingue più diffuse, e gli iraniani sono in prima linea nel comunicare proprio con anche le app più innovative, per cui per esempio in questo momento, ma ne vorrei parlare magari tra un attimo, Clubhouse, che è una nuova app che funziona per ora solo sugli iPhone, non ancora su Android, adesso ci stanno lavorando per farlo funzionare anche su Android. Gli iraniani sono in prima linea, e la cosa curiosa anche qua, uno dei paradossi è che è la lingua, è la stanza virtuale dove si incontrano gli attivisti, ma lo stesso regime di Teheran sta utilizzando Clubhouse per diffondere dei propri messaggi, e in quella stanza virtuale gestita dalla Repubblica Islamica vigono le stesse regole di censura, la stessa censura che c'è nella Repubblica Islamica. Quindi se tu sei un giornalista e entri nella stanza virtuale dove sta parlando il ministro iraniano e alzi la mano per fare una domanda che l'organizzatore reputa sconveniente, non solo non ti danno risposta, ma ti buttano fuori dalla stanza virtuale. Quindi insomma ci sono delle situazioni molto molto complesse. Io provo a ribaltare lo schermo e vediamo un attimo se riesco a trovare, ecco qua, ditemi se lo vedete, per quanto riguarda la libertà di espressione e la libertà sul web, il punto di riferimento, anche se abbiamo degli studenti che ci stanno ascoltando, è il sito di Freedom House. Freedom House raffigura in viola i paesi che non sono liberi, dal punto di vista l'internet non è libero, il verde quindi la nostra Europa, il Nord America sono invece paesi liberi, e i paesi parzialmente liberi sono in color senape. In questo caso in Medio Oriente troviamo il senape in Marocco e lo troviamo negli Emirati Arabi e lo troviamo in Pakistan, come viene indicato. C'è lo status e c'è anche il trend di questi paesi, che nel caso dell'Egitto è diventato proprio uno dei paesi in assoluto più difficili. Peggioramento in quest'ultimo anno nella libertà su internet è dovuto principalmente alla pandemia, perché c'è sempre più smart working anche in Medio Oriente, e molto spesso la pandemia di Covid-19 è diventata pretesto per esercitare un controllo maggiore nei confronti della popolazione. Quindi ci sono tutta una serie di app
che bisogna installare sul telefono, per esempio in Bahrain, che è questo appunto piccolo arcipelago che c'è del Golfo Persico tra l'Arabia Saudita e l'Iran. C'è un'app che si chiama Be Aware, che di fatto fa un monitoraggio dei tuoi spostamenti molto stretto, abbinato a un braccialettino elettronico, per cui se tu ti allontani troppo dal tuo smartphone rispetto al braccialettino elettronico, questo viene segnalato, quindi non puoi lasciare il telefono a casa e andare in giro per i fatti tuoi se sei positivo al Covid. E il Covid è anche diventato pretesto per infliggere pene detentive maggiori nei confronti degli attivisti e nei confronti dei giornalisti, ma anche per aumentare la sorveglianza sulla rete. In molti di questi paesi del Medio Oriente, torno alla cartina, questa molto più significativa, di fatto pubblicare le notizie può essere pericoloso, perché se tu pubblichi una notizia ritenuta falsa, quindi una fake news, vuol dire che stai commettendo un reato. Ecco, teniamo presente che la rete è il posto in cui sono da sempre molto attivi i critici dei vari regimi dittatoriali medio orientali e anche gli attivisti, questo fin dagli anni 90. In Turchia in particolare, vediamo che qui la Turchia è la Turchia di Erdogan, che è comunque un paese che fa parte della NATO, in Turchia in viola, quindi un paese non libero secondo Freedom House, ci sono state oltre 400 persone arrestate a fine marzo 2020, quindi a inizio della pandemia, perché avevano pubblicato dei post sui social media. Quindi il fatto di aver messo dei post sulla pandemia proprio all'inizio ha fatto in modo che queste persone venissero perseguite penalmente e arrestate. In Egitto ci sono stati almeno due siti web che sono stati chiusi per articoli sulle violazioni dei diritti umani nelle prigioni durante la pandemia, e in Iran una coppia iraniana in esilio è stata condannata in contumacia a una pena detentiva per i contenuti pubblicati su Instagram. Noi pensiamo, Instagram, mettiamo le nostre fotografie, ecco, può bastare una fotografia pubblicata su Instagram per mettere nelle grani una famiglia. Poi c'è stato un giornalista che gestiva un canale Telegram di opposizione, è stato condannato a morte a giugno del 2020 e poi a dicembre 2020 è stato impiccato. Dopo essere stato, lui abitava a Parigi, è stato attirato con inganno in Iraq, dove gli era stato promesso un'intervista al grande Ayatollah Ali Sistani, e in realtà ad aspettarlo non c'era l'intervista, ma c'erano le guardie rivoluzionarie Pasdaran, che appunto lo hanno arrestato e lo hanno portato nel vicino Iran per impiccarlo. Ecco, come si comportano le autorità, in questo caso dell'Iran, nei confronti della rete? Ma a novembre del 2019 in Iran tantissime persone in tantissime città diverse erano scese in strada per protestare per l'aumento del carburante. L'Iran è uno dei paesi, dei maggiori produttori al mondo di petrolio, e la gente pensa di avere il diritto di non pagarla la benzina, oppure di pagarla una cifra irrisoria che copre a malapena i costi di raffinazione. Ecco, in quel caso, quando il presidente Rouhani, che è il capo del governo, aveva aumentato il prezzo del carburante, la gente era scesa in piazza e c'è stata una misura draconiana, ovvero c'era stato il blocco della rete. Per una settimana le autorità della Repubblica Islamica hanno impedito ai dimostranti di organizzarsi, ma hanno anche impedito alla gente, che agli iraniani della diaspora, di comunicare con la propria famiglia, e quindi per sapere anche all'interno del paese se le persone stavano bene. Anche la Giordania ha fatto una cosa molto simile, ha limitato l'uso di Facebook l'estate scorsa, quando il sindacato degli insegnanti aveva dato avvio a una serie di scioperi. Quindi spegnere internet è un'arma potentissima che i regimi dittatoriali del Medio Oriente usano molto spesso. A settembre l'Egitto aveva
per esempio, non spento la rete, ma aveva limitato l'uso di WhatsApp. Perché? Perché l'uso WhatsApp viene usato molto spesso in Egitto dagli attivisti proprio per coordinare i luoghi delle proteste. Quindi insomma, è una situazione molto difficile, perché ovviamente spegnere internet è una delle cose che le autorità di questi paesi possono fare. Quindi è una situazione appunto che preoccupa sicuramente Freedom House, anche Amnesty International, Human Rights Watch e via di questo passo. Grazie anche per questi dati che rendono chiara, insomma, come in larghe parti del mondo, in Medio Oriente in particolare, ma ovviamente anche in tante altre parti, il problema, ecco, diciamo così, prima di tutto dell'informazione, della circolazione dell'informazione giornalistica primariamente, no? Il giornalismo che fin dall'origine della diffusione del concetto di democrazia rappresenta in pratica il baluardo, o l'ultimo baluardo, no? Prima del crollo o comunque di difesa della democrazia nascente o comunque in pericolo, e di difesa della democrazia che invece è consolidata. Quindi importante appunto il ruolo del giornalista. Tu hai tenuto anche proprio un corso, no, in questo senso, no, per spiegare questa questione dell'importanza che ha l'informazione giornalistica libera. E chiaramente i giornalisti di per sé rappresentano le vittime primarie, no, di questo tipo di repressione. E inoltre adesso con i nuovi appunto sistemi di comunicazione dell'era digitale, noi vediamo che oltre ai giornalisti in senso stretto, i regimi che si, diciamo così, pongono l'obiettivo di declinare la gestione del potere tramite una compressione delle libertà, diciamo, del popolo, devono ricorrere anche a sistemi che permettono il controllo della popolazione. Io ti vorrei chiedere come si può, quindi qui si innesta un processo di censura, no? Diffuso e capillare, che dovrà, penso io, tenere impegnati una gran parte del, diciamo così, cioè sarà tutto un dipartimento del governativo, una serie di dipartimenti governativi che saranno impegnati, della polizia piuttosto che dei servizi segreti, piuttosto che del Ministero dell'Interno, che in questi vari stati saranno impegnati a tenere sotto controllo questi sistemi di informazione. Ecco, però è possibile, no, sfuggire a questi provvedimenti di censura? Cioè, sono stati elaborati degli escamotage, dei siti, dei punti, ci sono dei particolari strumenti che permettono più facilmente di superare, dato che si è visto che comunque censura o non censura, grossi movimenti riescono comunque in qualche maniera ad organizzare, di quando in quando riescono ad organizzare e avere delle conseguenze politiche importanti. Come si può sfuggire a questa censura mentre è in atto? La cosa più preoccupante è l'autocensura, soprattutto tra i giovani, perché io ho tenuto il corso di giornalismo tra diritti e libertà sia questo anno accademico sia l'anno precedente, e esattamente un anno fa eravamo già in lockdown e con gli studenti di Varese del seminario ci siamo messi in comunicazione con gli studenti del Dipartimento di Italianistica a Teheran, dove insegna Antonia Shoraka, che è una mia buona conoscente. Quindi la professoressa Antonia Shoraka, che è italo-iraniana come me, mi ha dato il contatto di sua figlia, di altri studenti che avevano bisogno di esercitarsi con la lingua italiana, e gli studenti del nostro corso a Varese hanno avuto la possibilità di comunicare, quindi io ho scambiato gli indirizzi mail e numeri di telefono, hanno avuto la possibilità di contattare questi ragazzi e queste ragazze e di parlarci. Ovviamente alle nostre ragazze italiane ho detto di presentarsi in video con una certa accortezza, quindi tenendo presente che se questi ragazzi vengono da famiglie tradizionali
probabilmente hanno visto senza velo, senza il foulard che copre i capelli, soltanto la madre, le zie, le sorelle, le cugine, ma mai qualcuno che non fosse della propria famiglia, quindi un'accortezza nel presentarsi. Il dato allarmante è stato che molti di questi ragazzi e ragazze iraniane non hanno voluto toccare alcuni argomenti che avevano a che fare con la gestione da parte dell'amministrazione pubblica iraniana della pandemia. Quindi anche con WhatsApp, anche con potenziali interviste che andavano poi, una di queste è uscita su un giornale di Varese perché una delle ragazze scriveva lì come collaboratrice. Quindi la paura in un paese come l'Iran di esprimere la propria opinione. Quindi questo secondo me è il dato più allarmante, soprattutto tra i giovani. Ci sono poi dei modi per gli attivisti per bypassare la censura, sono i VPN, quindi Virtual Private Network, cioè quelle reti virtuali privati che consentono di creare una rete privata visuale attraverso un canale di comunicazione riservato. Ecco, sono molto molto utilizzati. L'escamotage in paesi come l'Arabia Saudita, come la Siria, è quello di attaccarsi a un server, praticamente chiamare un numero che non è quello del proprio paese, la Siria piuttosto che l'Arabia Saudita, ma collegarsi a quello di un numero più libero, di un paese più libero, quindi facendo una chiamata, collegandosi a un server internazionale. A me è capitato questo già a metà degli anni 90 in Siria, dove avevo provato in un internet café a collegarmi a Hotmail e non ci riuscivo, avevo ancora la posta di Hotmail a quel tempo, e il proprietario dell'internet café mi ha detto: ah, Hotmail, mi ha fatto segno e mi ha fatto vedere che c'era l'escamotage, cioè costava un po' di più, ma lui si è collegato a un server in Libano, perché notoriamente il Libano ha una maggiore libertà rispetto alla Siria, quindi ha fatto la legge e trovato l'inganno. Adesso appunto la grande novità di questi mesi è Clubhouse, questo social network con delle chat audio, dove si entra esclusivamente su invito, sono delle stanze virtuali, ormai è un'app che vale, un social network che vale $1 miliardi. Pare però che ci siano dei problemi relativi alla privacy degli utenti, perché la maggior parte dei dati viene trasmessa a una società cinese che si chiama Agora, che ha sede a Shanghai e il cui compito è fornire audio alle autorità cinesi, che ovviamente poi se le rivendono agli iraniani piuttosto che ai sauditi. Ecco, lo usano molto gli iraniani, ma come accennavo prima, lo utilizzano molto anche le autorità iraniane. C'è stato il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif, che recentemente è riuscito ad attirare 8.000 ascoltatori in questa stanza virtuale. La stessa cosa ha fatto il capo negoziatore iraniano sul nucleare, il capo della banca centrale iraniana e anche diversi comandanti dei Pasdaran, cioè delle guardie rivoluzionarie. Ecco, anche in questo caso purtroppo anche su un social media come Clubhouse interviene la censura, perché chi organizza la stanza virtuale, quindi questo incontro, di fatto possono buttare fuori il giornalista che fa la domanda ritenuta sconveniente. Quindi insomma sono luoghi di libertà in una certa misura, ma possono anche essere purtroppo dei luoghi di propaganda. Quindi in questo senso le autorità iraniane si sono dimostrate sempre molto abili a cavalcare proprio anche la novità. Appunto Twitter è uno dei social network maggiormente utilizzati. Tra l'altro adesso c'è un canale Telegram tutto in italiano del leader supremo Ali Khamenei, quindi c'è proprio l'idea anche, parlavamo prima delle lingue, di comunicare attraverso binazionali o comunque persone che sanno bene l'italiano piuttosto che l'inglese, in lingue anche occidentali. Quindi c'è per esempio una TV all news iraniana che si chiama Press TV, che va in onda regolarmente in inglese, e anche un sito in inglese con insomma giornalisti che parlano, hanno una conoscenza madrelingua dell'inglese, proprio perché evidentemente sono cresciuti all'estero e poi sono ritornati. Quindi è un panorama estremamente estremamente sfaccettato. Grazie, molto interessante questo riferimento anche all'uso delle lingue occidentali per cercare appunto di estendere gli aspetti propagandistici anche ai propri, diciamo così, cittadini che ormai risiedono all'estero da
magari anche più da più di una generazione. La mia idea, la mia curiosità è di approfittare della tua conoscenza, della tua punto di vista privilegiato, domandandoti di rappresentarci un attimo il punto dinamico di queste società, cioè come questi nuovi mezzi di comunicazione possono intervenire, come se hai degli esempi da poterci fornire, sui processi di riconoscimento, per esempio, dei diritti delle donne, oppure, questo è un primo punto, no? Quindi potrei farci se come vengono impiegati o possono essere a loro volta dei percorsi a ostacoli, perché è chiaro che giustamente gli studenti a cui facevi riferimento prima possono aver trovato difficile, no? Manifestare apertamente il loro pensiero, trovandosi assoggettati a un ordinamento giuridico che collegava a determinate azioni, anche verbali, delle reazioni conseguenti, quindi classificava alcune azioni verbali che per noi sono banali come delle fattispecie delittuose addirittura, no? Con delle conseguenze giuridiche pesanti. Ma il punto mio è di se tu ci puoi dare un'idea di come si delinea, no? Dinamicamente, per esempio, la possibilità di accrescere, quindi l'idea, no? che si vada in alcune di queste società verso un accrescimento del riconoscimento dei diritti della donna, per esempio, che è una buona cartina di tornasole di tutti del livello di democrazia, di democratizzazione, di avanzamento in questa direzione. E poi un altro aspetto che mi interessava, non so se lo vogliamo affrontare dopo, però, è quello di come questi sistemi possono dare una mano ai processi educativi che possono essere un elemento preliminare e determinante per accrescere il concetto di vantaggio di una società democratica, società che riconosce i diritti dell'uomo, indipendentemente che siano governati o meno dai regimi, che ovviamente se sono totalitari tenderanno a sopprimere questi processi di educazione o comunque a farli andare avanti col contagocce. Quindi questo, no? Una domanda, non so se è chiara, volevo che magari mi rappresentassi il processo di dinamica e di prospettiva. Nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno può prevedere il futuro, però una storica praticamente come te di formazione può anche usare i processi presenti per fare dei pronostici per il futuro, anche sulla base di questi sistemi di informazione digitale. Sì, grazie Giulio, sono due domande molto interessanti. Tra l'altro io ho svolto il dottorato di ricerca proprio sull'istruzione dei bambini nelle zone rurali in Iran dagli anni 60 alla fine degli anni 70, quindi è una materia a me cara. Inizierei proprio da questa seconda domanda, cioè il web e i processi educativi. Ma il problema enorme, insormontabile, sono i costi in questi paesi di accesso a uno smartphone piuttosto che a un computer, piuttosto che a un tablet per i bambini. Leggevo stamattina sul giornale italiano che il 34% dei bambini italiani non ha un computer, non ha un tablet su cui seguire le lezioni in DAD, in didattica a distanza. L'Italia è un paese ricco, pensiamo a cosa succede nei paesi del Medio Oriente, dove pensiamo appunto anche all'Egitto, dove di fatto si è fermato il turismo a causa della pandemia e il turismo era una delle massime fonti di reddito. Pensiamo a paesi come l'Iran che sono piegati dalle sanzioni internazionali e non c'è nemmeno la possibilità di comprare i farmaci per curare il Covid. Quindi diciamo che la pandemia sta colpendo paesi che hanno già delle situazioni drammatiche. Ci sono paesi come lo Yemen dove i bambini non vanno più a scuola perché le scuole sono state bombardate dai sauditi e dalla coalizione sunnita a guida di Riyadh, quindi la situazione in questi paesi è drammatica, quindi al di là del fatto, cioè l'accesso a internet è un lusso che non si possono permettere. Detto questo, ci sono delle eccezioni e quindi ci sono per esempio anche licei stranieri. Una settimana fa
mio figlio ha fatto per esempio 3 giorni in collegamento con un liceo di Tangeri facendo una simulazione di una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, però ovviamente un liceo in Marocco di un certo tipo, con un professore di un certo tipo, dove insomma si sono organizzati in un certo modo, però quella è l'eccellenza, quella non è certamente la situazione normale. In molti di questi paesi l'alfabetizzazione è avvenuta grazie all'uso civile dei militari, quindi questo è un altro elemento che ha portato un aumento dell'alfabetizzazione. È successo in Turchia, è successo in Iran. In Iran nel 1963 c'era un esubero di giovani in età di leva e anziché esonerarli dal servizio militare, era stato deciso, siamo al tempo dello Shah, di mandarli 6 mesi nelle caserme a imparare a portare il fucile, ma anche imparare una base di pedagogia, dopodiché sono stati mandati i rimanenti 18 mesi, perché il servizio militare era ed è di 2 anni in Iran, a insegnare a leggere e scrivere nei villaggi più sperduti dell'Iran, dove non c'era l'acqua corrente nei rubinetti, a quel tempo non c'era l'elettricità e quindi maestri di scuola elementare assolutamente non ci volevano andare. Ecco, oggi la situazione è molto diversa da paese a paese. In Iran ci sono delle scuole speciali per i bambini super intelligenti, dove ovviamente c'è accesso alla rete. Sono bambini che possono fare poi le Olimpiadi, per esempio, di matematica e qualche anno fa vincere la medaglia Fields, quindi l'equivalente del Nobel per la matematica, era stata l'iraniana Maryam Mirzakhani, che era a Stanford, quindi l'admission rate di Stanford credo che sia il 3,8%, quindi molto difficile entrare. Però di nuovo parliamo di eccellenze. Non è l'utilizzo di internet, non è pervasivo nelle scuole iraniane, nemmeno in Egitto, nemmeno in Tunisia, quindi ci sono limiti legati proprio al reddito. Diversa la situazione di un paese come il Qatar, dove il reddito medio pro capite è di 80.000 dollari l'anno. In Yemen, prima della guerra, il reddito medio pro capite era di 1.000 dollari l'anno, quindi un rapporto 1:80 nel reddito tra Yemen e Qatar. Questo per dire che c'è un enorme divario tra la popolazione. Vado a rispondere invece alla prima domanda, web e diritti delle donne. Il web ha aiutato tantissimo i diritti delle donne. Se c'è qualche studente o studentessa che abbiamo in collegamento adesso ed è interessato al tema, il libro è Donne di Allah di Anna Van Zan, che era stato pubblicato da Bruno Mondadori un po' di anni fa. È un libro molto bello in cui si parla dei movimenti transnazionali, e cioè del fatto che le femministe in Indonesia sono riuscite a dialogare, a trarre vantaggio dalle femministe come Fatima Mernissi in Marocco, come altre in Egitto, e quindi di fatto il web abbia permesso alle donne attiviste di fare rete. All'interno del femminismo nel mondo musulmano, non soltanto in Medio Oriente, bisogna tenere presente che c'è una corrente laica, ma c'è una corrente molto potente, importante, che è la corrente del femminismo islamico. Quindi donne che vanno a rivendicare i loro diritti all'interno di una cornice islamica. Detto questo, il problema maggiore per le donne, soprattutto in una cornice, in un contesto islamico, è dato dal sistema giuridico, perché la testimonianza di una donna nel diritto islamico vale la metà rispetto alla testimonianza di un maschio, perché il risarcimento in caso di ferimento, morte violenta, quindi il cosiddetto prezzo del sangue, è della metà se la vittima è una donna, e l'eredità o non spetta proprio a moglie e figlie, oppure nella migliore delle ipotesi, nel diritto Jafarita, quello in vigore nel mondo sciita, del 50% rispetto al fratello. Detto questo, c'è poi una quarta discriminazione, cioè il divorzio esiste da sempre nel mondo musulmano, ma mentre l'uomo può ripudiare in maniera unilaterale la propria sposa,
senza dover portare nessuna giustificazione, per la donna è un'operazione molto, molto complessa. Ci sono dei casi specifici in cui la donna può chiedere il divorzio, ma deve comunque rivolgersi al giudice. Quindi, per esempio, in caso di malattia sessualmente trasmissibile, di impotenza dell'uomo, e molto spesso oggi si parla anche di infertilità maschile, quindi possibilità di avere figli, oppure nella impossibilità dell'uomo, del marito, di mantenere la propria moglie, però insomma sono tutti casi in cui la donna deve adire le vie legali e non è per nulla facile. E poi la custodia dei figli, perché il diritto islamico nelle sue diverse declinazioni garantisce la custodia dei figli alle donne soltanto in tenera età, e poi questo ovviamente la questione del diritto di famiglia e della custodia dei figli è declinata in modo diverso in Iran, in Siria, in Egitto, perché ovviamente in Marocco, perché ovviamente il diritto di famiglia islamico varia a seconda della scuola giuridica di appartenenza e poi si intreccia ai codici civili dei diversi paesi, che ovviamente hanno anche subiscono anche l'influenza o traggono vantaggio dall'influenza dei codici civili dei paesi che li hanno colonizzati. Pensiamo alla Tunisia: in Tunisia già prima della primavera araba le donne potevano abortire senza il consenso del marito, cosa che invece non era possibile altrove. Ecco, quando parliamo di testimonianza, perché le donne nel diritto islamico la parola delle donne vale la metà, perché quando parli con i giuristi ti spiegano che portare testimonianza è un onere, è una responsabilità, e si vuole togliere alle donne il peso di portare testimonianza. Ovviamente sono solo pretesti. L'eredità non è necessario che una donna erediti, perché comunque la donna ha il diritto di essere mantenuta prima dal padre, poi se perde il padre dal fratello e poi dal marito, e quindi che bisogno ha la donna di avere dei soldi nel momento in cui i maschi devono mantenerla. E poi il risarcimento nel caso di ferimento, morte violenta, perché la donna vale di meno, perché il suo contributo in teoria all'economia della famiglia del proprio paese è inferiore. In realtà ci sono state deroghe, e quindi in un paese come l'Iran le attiviste sono riuscite a ottenere l'equiparazione nel prezzo del sangue, proprio perché le donne contribuiscono in modo rilevante all'economia del paese. Ecco, ci sono molte trasformazioni sociali, perché per esempio ormai da parecchi anni a questa parte 2 matricole su 3 nella Repubblica Islamica dell'Iran sono donne. E queste donne si iscrivono, si laureano, perché è molto difficile in Iran entrare all'università, perché ci sono da sempre i test di ammissione, quindi si arriva assolutamente preparate e preparati al test. E una decina di anni fa sono state introdotte le quote azzurre in farmacia, odontoiatria e in un'altra facoltà, perché i ragazzi non si preparavano abbastanza bene ai test di ingresso, e quindi erano soprattutto le giovani donne ad aggiudicarsi i posti nelle facoltà di farmacia e di odontoiatria, perché ovviamente fare la farmacista piuttosto che la dentista è un mestiere che ti permette di guadagnare bene. Ecco, nel caso dell'Iran c'è stata una trasformazione anche sociale, perché pur essendo data molta importanza alla letteratura, alla poesia, in Iran le ragazze sono molto pragmatiche, quindi solo l'8% della popolazione universitaria iraniana, uomini e donne, sceglie le materie umanistiche, perché con una laurea in lettere tutto al più finisce a fare l'insegnante e quindi guadagni poco. Mentre invece se scegli medicina piuttosto che farmacia, o vai a fare la dentista, ovviamente o l'ingegnere, ecco, pieno di donne ingegnere in Iran, ovviamente guadagni di più. Quindi sicuramente il web, ma anche il sistema educativo, hanno subito delle trasformazioni definitive, oserei dire, perché il fatto che 2 matricole su 3, 2 laureati su 3 in Iran siano donne ha avuto un impatto notevole proprio sulla società. Quindi, per esempio, sono aumentati in modo esponenziale i divorzi, perché ovviamente una donna laureata in grado di produrre un reddito molto difficilmente subirà la pressione di un marito o comunque di una famiglia che non si comporta bene. Quindi le donne si sposano, poi divorziano,
e via di questo passo, insomma, quindi anche la famiglia si è, ha cambiato. C'è un film, io insisto sempre molto con i nostri ragazzi dell'Università di Varese, bisogna sempre avere un approccio multidisciplinare, quindi vedere, non solo leggere libri di storia, di relazioni internazionali, ma anche un romanzi, vedere i film. Quindi c'è un bellissimo film che si intitola Una separazione, di Asghar Farhadi, che racconta proprio di una famiglia dove lei lavora, lui lavora, una coppia in crisi, lei vorrebbe emigrare, c'è una figlia adolescente e c'è un papà, il padre di lui, che ha un problema di demenza senile, quindi bisogna gestire la badante. Però è importante vedere come questa famiglia non sia, non ci sia un capo famiglia, il padre, ma ci sia un dialogo, c'è anche un dialogo serrato, anche liti frequenti tra marito e moglie, e la donna di fatto lavora e decide anche. Molto interessante questi dati che ci hai fornito, e anche soprattutto questo aspetto della quota azzurra, no? Siamo abituati qui da noi sempre a sentire il contrario, e da un lato fa riflettere come sulla trasformazione sociale questo può essere un canale privilegiato, cioè quello dell'introduzione nel processo educativo di una gran massa di donne, addirittura prevalente rispetto agli uomini, che poi possono incidere sui processi di trasformazione. Chiaramente tutto è lento, anche perché qui si parla di istruzione universitaria, no? Quindi è sempre, diciamo, destinata a una quota della popolazione privilegiata per certi aspetti. Comunque, nel principio questo ci suggerisce delle riflessioni molto, molto interessanti. E volevo, per concludere, qui da noi, fra l'altro, adesso osserviamo queste cose riguardo al ruolo della donna, tenendo conto che anche da noi, fino a non molti decenni, da noi in Italia in particolare, non molti decenni or sono, il codice civile prevedeva la presenza del capo famiglia, prevedeva, penso addirittura fino all'inizio degli anni 70, il codice di procedura prevedevano che la donna non potesse dire non potesse diventare giudice, no? Perché appunto non aveva l'animus, fino agli anni 60, l'animus adatto, no? per gestire le cause, penso penali soprattutto, no? Quindi sono processi che poco alla volta si percorrono, e si spera che lo percorra tutto il mondo, in modo da arrivare in un futuro ad avere le libertà, il riconoscimento dei diritti civili su tutta la terra. Però la mia domanda che faccio adesso: noi viviamo qui in una parte del mondo privilegiata, dove i cittadini in un modo o nell'altro possono far valere il loro pensiero, possono incidere sui loro rappresentanti, possono contribuire al farsi e al disfarsi dei governi. E qual è, secondo la tua esperienza, il ruolo che dovrebbero avere le democrazie occidentali? Perché ne hanno fatte di tutti e ne fanno tuttora di tutti i colori, no? E quindi ti faccio questa domanda in astratto: se si potesse dare dei suggerimenti di politica internazionale per favorire la prosecuzione, diciamo così, di processi democratici, di processi di educazione, di processi di integrazione delle idee rispettose dei diritti umani, eccetera, lì. Che cosa dovrebbe fare l'Occidente? Cioè, l'Occidente, chiaramente esistono tanti Occidenti, però parliamo dell'Europa e anche degli Stati Uniti, insomma, le due parti più prominenti dell'Occidente che possono intervenire in qualche maniera. Noi siamo vicini, quindi abbiamo anche interesse, siamo vicinissimi a questa realtà. Qual è l'idea che ti sei fatta se tu fossi uno statista, una statista, e quindi avessi il potere di determinare le politiche di intervento, di aiuto, di sostegno, come si potrebbe dare alcune idee? Ecco, così, scusa, la domanda è molto astratta, molto vasta, però così mi permetto di fare questa per concludere un po' anche la bellissima conferenza che hai svolto questa sera. Parto dall'inizio delle cose che hai detto, Giulio. Innanzitutto, l'accesso all'università in Iran non è solo di una popolazione privilegiata, perché l'università è praticamente gratuita, poi ti devi impegnare comunque a non lasciare il paese per un tot. Popolazione privilegiata, no, nel senso che paradossalmente tante ragazze dei ceti sociali più bassi
che un tempo avrebbero fatto le madri di famiglia, avrebbero fatto 4 figli e sarebbero rimasti appunto in famiglia. Col fatto che il velo obbligatorio, col fatto che c'è la pulizia religiosa nelle strade, nelle università, ha avuto la possibilità di andare a studiare all'università. Perché? Perché è vero che l'università è mista, però c'è il velo, c'è il manto, appunto ci sono dei controlli, c'è l'autobus o la metropolitana che mi porta in università, che comunque è divisa in scompartimenti, per cui c'è uno spazio per gli uomini, uno spazio per le donne, e quindi la sicurezza femminile dovrebbe essere garantita. Quindi in realtà tantissime delle donne che si sono laureate in questi 40 anni della Repubblica Islamica appartengono ai ceti sociali più bassi e sono andate a formare i quadri della Repubblica Islamica, ma tante sono riuscite anche a trovare lavoro nelle aziende e quindi nel settore pubblico, ma anche nel settore privato. Quindi questo veramente ha cambiato la situazione. Facendo un confronto con la nostra bellissima Italia, fino al 1983 le donne italiane che sposavano uno straniero non potevano dare ai figli nati da quell'unione mista il passaporto, la cittadinanza italiana, perché il passaporto era quello che andava insomma con la cittadinanza del padre, e questo diritto è stato il diritto di passare la propria cittadinanza iraniana ai figli in caso di matrimonio misto, è stato acquisito dalle iraniane 1 anno e mezzo fa. Quindi insomma le italiane ce l'hanno avuto nell'83, le iraniane insomma molto faticosamente sono riuscite anche loro in questo passaggio. Venendo invece alla tua ultima domanda, quella: se fossi uno statista, cosa farei? Se avessi la possibilità di dettare le regole? Beh, chiederei all'Europa, chiederei agli Stati Uniti un po' di coerenza, perché non si può dichiarare di voler esportare democrazia e poi si armano i paesi che invece violano i diritti. E penso di nuovo alla guerra in Yemen. La guerra in Yemen è stata possibile, lo Yemen è stato bombardato, ci sono centinaia e migliaia di morti, c'è stata un'epidemia di colera, c'è l'epidemia di Covid-19, è un paese dove i sauditi hanno bombardato le scuole, il giorno dopo hanno bombardato gli ospedali dove i bambini erano stati ricoverati. Ecco, tutto questo è stato possibile grazie alle armi vendute dagli Stati Uniti, vendute da tutti i paesi europei, anche dall'Italia, perché comunque in Sardegna c'è una filiale di un'azienda tedesca che produce, e di fatto non bisognerebbe vendere armi ai sauditi perché c'è una guerra in atto, un paese che sta combattendo una guerra. Quindi coerenza, secondo me chiedere coerenza e fare pressione come hanno fatto in Germania, in Inghilterra, noi come società civile, affinché i nostri governi non esportino armi e mine e tutte queste armi che appunto impediscono un processo democratico in questo paese. Io cito lo Yemen proprio perché lo Yemen è un paese in cui la primavera araba aveva avuto successo, perché il presidente Ali Abdallah Saleh era un presidente corrotto che usava la banca centrale come se fosse stato il suo conto corrente personale, era stato costretto ad andarsene, era stato avviato un processo democratico, una bozza di costituzione in cui appunto si voleva anche vietare il matrimonio delle spose bambine, si voleva garantire alle donne divorziate un tetto, una casa, un rifugio. Ecco, tutto quel processo è stato fermato da bombardamenti. Adesso Joe Biden, dopo essersi insediato alla Casa Bianca, ha preso una serie di misure, però la guerra continua. Grazie per questo suggerimento molto concreto, molto pragmatico, che ci fa subito un'idea anche di, ci rende subito l'idea di che cosa anche come cittadini possiamo fare per indirizzare le nostre politiche di gestione dei rapporti con questi paesi che vivono e che soffrono chiaramente questo tipo di drammi nello sviluppo della loro società. Allora, quindi adesso concludiamo la seduta ringraziando tutti i partecipanti e ringraziando, scusate, Fariani in primo istante, e tutti, volevo dire, gli ascoltatori
per la tua chiarezza e per la tua competenza. Poi a questo punto, per i saluti finali, nell'ambito del nostro ciclo della settimana sui diritti, ripasso la parola all'assessora Serena Motta. Grazie mille, grazie a Farian Sabahi per insomma averci fatto dare questo occhio verso il Medio Oriente, che, come diceva giustamente il dottor Facchetti, è molto vicino a noi, molto vicino geograficamente ma anche temporalmente, perché poco più di 70 anni fa la nostra situazione era molto simile, pertanto se abbiamo ottenuto dei diritti e ci sono altri stati che non ce li hanno, non li dobbiamo magari guardare troppo male o troppo distanti, ma incoraggiarli e assolutamente, d'accordissimo, non fomentare guerre, non fomentare violenza. La prima regola è non vendere armi, non c'è, se un'arma è fatta per uccidere una persona, pertanto non è fatta per null'altro. Quindi grazie mille per questi messaggi, grazie per questi insegnamenti e auguro a tutti una buonissima serata. Grazie.